La scelta di intraprendere un percorso verso il programma Rifiuti Zero, avviare un'interlocuzione che possa portare ad una revisione dell'impiantistica dei rifiuti sul territorio dei vicentini, organizzare il subambito proponendo dell'impiantistica dei rifiuti sul territorio dei vicentini con un'attenta vigilanza a tutela della salute pubblica e nel rispetto dell'impatto ambientale, sollecitare maggiore vigilanza agli impianti esistenti dei comuni confinanti, organizzare il subambito proponendo sin d'ora il comune di Pontecagnano Faiano capofila del subambito dei vicentini, programmare l'uscita dal consorzio nel rispetto dei diritti dei lavoratori applicati al cantiere di Pontecagnano Faiano, lavorare ad un nuovo piano industriale che tenga conto delle criticità delle zone periferiche ed in particolare la zona litoranea, sulla quale ci sarà maggiore attenzione di tutto il Consiglio Comunale affinché si creino le giuste condizioni per uno sviluppo delle periferie. Si è concluso con la lettura di questa delibera d'intenti approvata all'unanimità il Consiglio Comunale monotematico sulla questione rifiuti a Pontecagnano Faiano. Due ore di dibattito scandite anche da qualche momento di tensione fra maggioranza ed opposizione, che hanno posto le basi in vista delle sfide future che il Comune di Pontecagnano sarà chiamato ad affrontare sul fronte della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Siamo arrivati all'unanimità sempre perché questa opposizione, questa minoranza ha cambiato comportamento, siamo responsabili, disponibili al dialogo. La reazione del sindaco iniziale è stata manchevole, ha mancato su molti aspetti, soprattutto sulla programmazione, sul futuro e su qual è realmente la volontà di questa amministrazione. Come al solito un po' di vittimismo, qualche colpa a chi lo ha preceduto, ma mancanza di visione. Se non che quando abbiamo invece chiesto di parlare del futuro e quindi abbiamo incalzato questa maggioranza al dialogo, a chiarire per esempio tante posizioni, siamo arrivati ad un confronto che ha portato a un deliberato unanime. Noi siamo per il controllo serio di tutti gli impianti che sono posti al nostro confine, Ostaglio, Sardone su tutti, capire le centrali di biomassa di Caserosse ed essere vicini alla popolazione di Caserosse, capire che cosa sta succedendo sul mare, sul grande progetto di rifacimento. Non abbiamo capito qual è la posizione del sindaco su questo, però ci affidiamo alla unanimità del Consiglio Comunale.